Siamo al Cinema Ariston, che è uno dei centri di questo Riviera Teresa Film Festival, il centro forse più cinematografico, diciamo, dal momento che qui vengono proiettati i film, i documentari che sono in concorso, con Stefano Gallini Durante, che è il colui dal quale è nato tutto, possiamo dire così? Beh, diciamo l'idea sì, però poi non è che quando fai le cose non le puoi mai fare da solo, hai bisogno poi di un team. Io ho portato questa idea a Vito D'Onghia, a tutti gli altri ragazzi, Chiara Fiorini del team, e da lì è nata questo evento, diciamo. L'idea, sì, diciamo, l'embrione di questa cosa è nata così, è nata da una conversazione molto casuale. Appunto, io abitando a Los Angeles da tanti anni volevo fare qualcosa per il territorio che mi ha reso felice per tutta la vita. Io sono cresciuto a Milano, ma vengo in queste zone da sempre, per cui è tutto nato così, molto, molto spontaneamente, però adesso sta diventando un evento importante, anzi è un evento importante. Tanto un'idea non è poco, già avere una buona idea non è poco. In ogni caso adesso è oltre che il fondatore, il presidente ovviamente del Riviera Film Festival, ottava edizione, è cominciato. Vogliamo fare un passo indietro, l'emozione di un red carpet ricco, mi viene da dire come non mai finora, di nomi di spicco? Beh, diciamo che abbiamo in questi giorni una superstar che è Susan Sarandon, una donna, non c'è neanche bisogno di presentazione, ha vinto un Oscar, è una star internazionale, però la sera di apertura abbiamo avuto Barbara Ronchi, che ha vinto un Davide Donatella l'anno scorso, nominata anche quest'anno, abbiamo avuto Andrea Lattanzi, abbiamo avuto Martina Stella, abbiamo avuto tanti ospiti interessanti, e la giuria, Andrew Dominic, regista di Blonde, Pietro Scalia, che è più famoso in America che in Italia, un italiano che fa editing, fa il montatore, ha vinto due Oscar, il primo Oscar per JFK, il secondo Oscar per Black Hawk Down. Abbiamo Eva Horner, che è una regista australiana tra le più importanti al mondo per documentari, ha vinto un Oscar nel 2008, cioè ci sono dei personaggi importanti. Anche negli anni passati abbiamo avuto dei personaggi importantissimi, ma forse non con questa concentrazione. Quest'anno c'è stata una concentrazione molto particolare. Detto questo, non tutti gli anni sono così, cioè è un po' come una vendemmia, no? Ogni anno c'è un vino fantastico, magari l'anno dopo, perché sono eventi dal vivo, sono imprevedibili. I personaggi che invitiamo hanno tutti lavorano tutti non stop, per cui è veramente un piccolo miracolo mettere insieme un gruppo del genere. Per un festival che cresce, che sta crescendo, ci sono delle esigenze che crescono, ovviamente. So che lei ha un paio di sogni nel cassetto per quello che riguarda questa manifestazione, il futuro di questa manifestazione. Le esigenze sarebbero altri schermi, perché in questo momento ne abbiamo due, poi abbiamo un terzo schermo all'Annunziata. Ci vorrebbe un altro schermo, un altro cinema, che si può trovare o in una città vicino, oppure si può costruire un cinema, diciamo, temporaneo, un pop-up cinema, e esistono, quindi, però sono tutte strutture che costano. L'altro grande progetto futuro è di espandere il festival in tutta la Riviera, da Sestri a Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari. Sarebbe per un festival una location veramente unica a questo punto. Beh, è già una location unica, però... Però insomma, se ci aggiungiamo... Se aggiungiamo tutto il resto... Se aggiungiamo Rapallo, se aggiungiamo Santa Margherita... Per fare ciò... Non c'è Croisette che tenga. No, assolutamente. Abbiamo ovviamente bisogno di fondi, perché è sempre una questione di fondi e poi di personale, perché ogni location ha il suo team e siamo molto ben organizzati. A proposito di questo, io voglio ringraziare pubblicamente il team, l'intero team del Riviera International Film Festival. Senza di loro non sarebbe possibile organizzare questo evento. Grazie, grazie Presidente. Prego. Ci rivedremo nel corso di questi giorni ovviamente, ma intanto in bocca al lupo. Grazie a lei e grazie a Primo Canale.